Laura Pigozzi, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Benvenuta qui nel posto delle parole, Laura Pigozzi, per raccontarci questa domanda. Indovina chi viene a leggere? Anzitutto, diciamo che Laura Pigozzi, a proposito di lettura, a proposito di voce, lei è una cantante, è un'appassionata cultrice della voce, ma la passione non basta, è una profonda conoscitrice anche dal livello, psicologico, psicanalitico della voce, quindi c'è un attraversamento proprio del mezzo tecnico della voce, studiato financo poi a portarlo all'elemento della voce della canzone. Il suo libro Voci smarrite è un libro importante da questo punto di vista per entrare proprio in empatia, una parola che non mi piace molto utilizzare perché si utilizza spesse volte a sproposito, ma spero che lo sia in questo modo a proposito, in empatia con la propria voce. Ecco, come mai questa sua passione, Laura Pigozzi, per la voce? Ma appunto, intanto ha ragione sulla parola empatia, è usata veramente a sproposito, anche perché entrare in empatia con la propria voce è un dato impossibile, perché la voce ci sopravanza sempre un po'. Infatti, se posso usare una battuta, indovina chi viene a leggere, è l'ospite non convocato, ma che si prende lo spazio scenico. È il nostro inconscio, perché nella nostra voce insiste il nostro inconscio. E questo è il motivo per cui sia come psicanalista che come insegnante di canto, che appunto come autore di libri, tra l'altro il libro di riferimento di questo, più che Voci smarrite, che comunque è un libro di riferimento anche lui, è il libro precedente A nuda voce, Vocalità, inconscio, sessualità, dove appunto si pone la relazione che c'è tra la voce e l'inconscio. Quindi perché una psicanalista si occupa della voce? Per questo motivo, anche perché Lacan ha detto che la voce è il vettore dell'esperienza più prossimo all'inconscio. Ora, il vettore, noi sappiamo dalla matematica, come dire, un concetto che indica un'intensità, una direzione, un verso. Quindi è una forza pulsionale la voce, la forza pulsionale ha questa caratteristica che se ne frega del soggetto, scusi il linguaggio molto semplice, ma effettivamente la pulsione attraversa il soggetto e ne fa quel che vuole. Tant'è che appunto il terrore di chi lavora con la voce è quello di essere attraversato da una pulsionalità non richiesta, quindi da una scheggia di inconscio, che perturba la sua voce. Anche perché, se ci pensiamo bene, l'artista della voce, che sia un lettore ad alta voce, che sia un cantante, che sia un attore, che sia uno speaker di una radio, fa arte con la sua voce davanti a un pubblico. In un certo senso è l'unico artista che fa arte davanti al suo pubblico, perché un pittore, un compositore sono al riparo nel loro studio quando lavorano artisticamente al loro oggetto. E invece chi legge e chi usa la voce, in tutti i sensi che abbiamo detto prima, è esposto mentre crea, è esposto all'orecchio dell'altro, Vorrei no? fermarla, un Sì. istante, Laura Pigozzi, perché lei ha detto una cosa che può creare un fraintendimento. Chi, per esempio, lavora davanti a un microfono o fa queste cose, lei ha detto che fa arte della sua voce davanti al pubblico. Fare arte, quindi, vuol dire, per stare ben attenti e fermi sulla parola, non deve diventare in questo caso, a proposito della voce, artefatto. Ma fare arte Ah, vuol no. dire, qui andiamo a riscoprire il senso lacaniano, no? Fare arte vuol andare a scoprire veramente la propria intimità vocale, quindi la propria intimità dell'anima, perché la voce come il corpo non mentono. Esatto, infatti la voce, come l'inconscio e come il corpo, non mentono, per questo ci interessano e per questo ci fanno paura. L'artefazione
L'emozione è qualcosa che inerisce la tecnica. Io qui sto parlando di arte e quindi si suppone che la tecnica sia già stata, come dire, ampiamente visitata, ampiamente provata, ampiamente testata e dimenticata, no? Come sappiamo, la tecnica, per esempio, nella vocalità è fondamentale, ma non ci si può fermare lì, altrimenti uno, la tecnica serve per dire qualche cosa, no? Non certo per esporre la propria tecnica, come fanno alcuni virtuosi della voce, no? Che espongono una tecnica, vedi magari delle improvvisazioni meravigliose ma anche un po' mortifere, vedi anche tutte le note, sono anche molto belle, sono studiate prima, ma l'anima non c'è, no? E quindi appunto dare la voce è esporsi anche a un'imprevedibilità, a una incontornabilità, a qualche cosa che è mobile, che è un po' come le donne, no? Io a un certo punto c'è un capitolo in cui dico la voce è femmina, no? La voce è femmina per vari motivi, nel senso che ha una sua, le voci sono uniche, no? Come Lacan dice, ogni donna è unica, le donne vanno prese una per una, le voci vanno prese una per una, come le donne non c'è una voce uguale all'altra, il timbro è che l'enigma di ogni voce è il suo punto di identificabilità. Quindi vede come nella voce c'è sempre una bifrontalità, no? E le sirene, no? Che sono, come dire, della voce, l'archetipo, rappresentano quel timbro blu, quel suono che cattura, che reca con sé qualcosa della malia sapienziale, quindi capisce che le sirene siamo lontanissime dagli artefatti, no? È un'arte talmente sul bordo di un abisso che può fare cadere in un abisso, no? I marinai improvvidi, non certo come Ulisse, che era stato molto attento, no? A godere di questo canto senza morirne. Vorrei però, Laura, che, certo, appunto, prego. No, appunto, quindi qui c'è in gioco nella voce qualcosa dell'abisso, dell'inconscio, quindi non si può pensare, l'artefazione imbriglia tutto questo e rende una voce morta, rende una voce appunto senza timbro blu. Ecco, a proposito proprio di timbro blu, vorrei soffermare l'attenzione dei nostri ascoltatori su questa definizione, no? Una definizione molto particolare, la note bleue, no? Di Frédéric, sì, Chopin. Ecco, sì. Perché si chiama timbro blu? E che cos'è esattamente? Sì, non è che si chiama timbro blu. Timbro blu è proprio una mia invenzione, proprio a partire dalla nota blu di Chopin, no? La nota blu, c'è stato anche un film di Zulawski, insomma, un film interessante. La nota blu che cos'è? Quella nota che Delacroix, quindi un pittore, definì rispetto a una nota, una certa nota emessa da Chopin, in una sera particolare in cui al lume delle candele, a casa di Georges Sand, che era l'amante di Chopin, quella sera Chopin e la Sand litigarono. E quindi Chopin si mise, fu l'ultima sera, no, della loro relazione, Chopin si mise al pianoforte e cominciò a suonare, a fare delle diciamo concatenazioni armoniche che portarono a una nota sospesa. Questa nota non sappiamo qual è, qualcuno ipotizza sia un fa, qualcuno un fa diesis, no? Ricordando un po' al tritono diabolico, ma insomma questa nota blu rimase sospesa e appunto il giorno dopo Delacroix scrisse a Chopin dicendo che, definendo questa nota blu. Quindi è un timbro, il timbro blu, che cattura ma ci lascia sospesi, cioè ci cattura in un punto intimo nostro che forse prima non conoscevamo e che è un po', se vogliamo, la voce dell'amore. Il timbro blu è stato il timbro con cui la seconda moglie di Kandinsky telefonò a Kandinsky un giorno, non conoscendolo ancora, per invitarlo a fare una mostra. Lui mise giù il telefono e dipinse questo acquarello per una voce sconosciuta. Poi chiese di incontrarla e si sposarono dopo qualche mese. Quindi anche lì c'è un visivo come Kandinsky che si innamora a prima voce di questa donna. Quindi il timbro blu, direi, più, ecco, questo esempio mi sembra sufficientemente chiaro per dire che cos'è il timbro. Il timbro blu è il timbro di qualcuno che
magari è strano, magari ha dei difetti, no? Anzi, è proprio sul difetto che noi ci innamoriamo. L'altro ci cattura sul difetto del suo viso, sul difetto della sua voce, una R arrotata, uno scivolamento ritmico, qualcosa di curioso che ci cattura, ci affascina e ci può appunto far scoprire anche qualcosa di noi. La cosiddetta, ci aggancia su un punto intimo. Ci aggancia su un punto intimo in un momento, se vogliamo, di uso delle parole sbagliate, mi corregga se è il caso, in un momento anche di imperfezione, ed è proprio lì l'attenzione massima che noi dobbiamo avere, perché poi la nostra vita ce la raccontiamo, non raccontiamo le cose normali, raccontiamo quando c'è qualche cosa che è distonico, che ci è successo di bello, di brutto, raccontiamo le ferite della nostra vita per trovare un margine alla nostra esperienza, e tutto questo lo raccontiamo attraverso un corpo straordinario da cui pulsano delle cose che nemmeno noi sappiamo arrivare a pensare, ovvero la voce, e noi dobbiamo cercare di esplorarla. È perfetto. Perfetto, ma mica tanto, perché secondo lei... No, è perfetto quello che lei ha detto sull'imperfezione. Però quanto sappiamo noi di questa imperfezione? Ecco, dicendo imperfezione, non è che uno debba poi incominciare a parlare come un attore, no? Quando è in scena, no. Deve cercare di... continua a usare questa figura, di dar corpo alla sua voce, perché a volte noi siamo una cosa, la nostra voce un'altra, perché la nostra voce racconta di noi cose che non sono aderenti alle nostre pulsioni intime, no? Fino ad arrivare a quella che lei ha sicuramente analizzato. Ancora una volta siamo con Lacan, in queste settimane parliamo molto di Lacan, anche dopo aver parlato con Francesco Stoppa a proposito del libro La costola perduta, a proposito della psicanalisi, a proposito proprio della sessualità della parola. Mm-hmm. Sì, allora diciamo che la questione della sessualità, quindi del corpo, entra nella voce, perché la voce è corpo sonoro. E quindi, come il nostro corpo è una carta geografica della nostra vita, così lo è anche la nostra voce, una partitura della nostra vita. Chiaro, non è che quando parliamo chiunque può decifrare, no? Però ci sono degli aspetti che si vedono. E la voce, la questione della voce è attraversata dalla sessualità, perché intanto ci sono proprio dei casi clinici, anche storici, molto chiari su questo, no? La corrispondenza inconscia, per esempio, tra la voce e l'organo sessuale femminile era evidente. Se noi rileggiamo con questo parametro della voce, quindi rileggiamo il caso di Freud, di Dora, il famoso caso di Freud, Freud non dice questo naturalmente, però quel caso, che è un caso veramente ricco di tanti spunti, ci fa capire come ci sia una corrispondenza inconscia proprio tra la bocca e la vagina di Dora. Cioè Dora parlava quando era presente il signor K, che era l'oggetto inconscio del suo amore. Quando lui non era presente non parlava. Quindi dato che però Dora non voleva arrivare ad una intimità con questo signor K, usava le parole, usava la bocca anziché una relazione intima. Poi diciamo, ci sono tantissime altre evenienze cliniche, molte donne per esempio con l'asma hanno una relazione tra la voce e le questioni appunto sessuali. Un altro dettaglio che mi viene in mente è quando Dora, sul lettino di Freud, mentre parlava, giocava col suo borsellino bivalve, no? Quindi questo appunto mentre parlava delle cose più intime,
giocava con questo appunto borsellino che metaforicamente ricordava l'organo femminile. Ma insomma, poi per dirla proprio un po' chiara, se noi pensiamo a come sono fatte le corde vocali, è chiaro che la domanda sorge quasi da sé, nel senso che le corde vocali, che si chiamavano labbra vocali appunto all'inizio nel Settecento, quando sono state scoperte, perché assomigliano grandemente alle grandi labbra femminili. E quindi nella loro funzionalità, in che appunto si apre e si chiude, esattamente come l'apertura e la chiusura nella sessualità del femminile, appunto c'è una qualcosa che insomma ha una corrispondenza. E allora io suppongo che lei mi voglia portare a dire un po' quella che è un po' la teoria sulla sessualità e la voce che esprimo appunto in questo libro Nuda Voce, e che riguarda appunto il godimento altro. E quindi appunto dirò questo, che il godimento altro è una formulazione di Lacan per indicare un godimento che non è fallico, quindi un godimento che non si esprime nella alternanza tra acme e scarica, ma che si esprime in una forma differente, in una forma differentemente diffusiva. Lacan ci arriva per via logica e appunto attribuisce questo godimento alle donne, ma dice che anche gli uomini ne possono fare esperienza nell'esperienza mistica, quindi lui lo chiama il godimento della mistica o del mistico. Quindi è un godimento diffusivo, abissale, un godimento che non è il piacere, ma che ha qualcosa di fortemente perturbante. Allora, l'idea insomma che io sostengo è che non c'è solo la mistica come vettore dell'esperienza che ci può fare avvicinare, ci può fare provare questo godimento altro, ma per chi non lo prova per via genitale, cioè per tutti quelli che non sono donne, o meglio dire che non si pongono sul lato femminile dell'essere, perché poi la differenza diciamo genitale è molto anche rigida e non è congruente a questo discorso e a ogni discorso che riguarda l'inconscio. Quindi diciamo anche per chi ha solo avuto dei godimenti fallici, può accedere a questo godimento altro attraverso la voce. Perché? Perché la voce genera un'onda dentro il corpo che si propaga attraverso le ossa, come un'onda concentrica, e che appunto pervade il corpo e arriva fino sulla pelle. Allora questa onda concentrica è un significante che hanno usato spesso le donne per definire quel godimento che non è quello clitorideo, ma che è un godimento altro. Françoise Dolto ne ha parlato diffusamente e ha anche fatto addirittura una catalogazione dei godimenti femminili, ma questo non significa che ogni donna debba provarli tutti o anche solo più di uno, no? Cioè sono delle possibilità diverse perché ineriscono alla formazione inconscia di ciascuno, che attiva zone del corpo differenti. Allora, il godimento femminile, che è così difficile, è così anche enigmatico per una donna stessa, non è che le donne ne sappiano di più degli uomini, intendiamoci, forse un pochino lo provano, ma tante anorgasmie, per esempio, sono dovute al fatto che questo godimento altro ha un punto di abissalità che può generare anche terrore, che poi è il punto di abissalità su cui un artista si colloca sempre su quel bordo lì, no? Può cadere o può farcela, no? E quindi questo è, come dire, tutto quello che inerisce alla voce ha a che fare con questa faccenda che è l'arte, e che è una faccenda difficile, che è la sessualità, una faccenda difficile, e che è questo godimento altro, che è un enigma su cui ancora bisogna lavorare. Un enigma
è anche un mistero, per riprendere il pensiero lacaniano, una mistica in senso veramente lato. Laura Pigozzi, che ci ha fatto ascoltare il suo pensiero dedicato alla voce, e alla voce torniamo, alla lettura a voce alta, lettura a voce alta perché a Milano c'è questa, una risposta alla domanda: indovina chi viene a leggere e chi andrà a leggere Laura Pigozzi? E dunque, vuole sapere, beh, insomma, quello detto prima, secondo me andrà a leggere l'inconscio, però se vuole sapere le persone fisicamente che ci saranno questa sera alle 18:30, ci sarà uno scrittore, Astuzzi, ci sarà un attore che è Felice Casciano, e ci sarò io, e poi soprattutto ci saranno, al termine, ci saranno delle persone che Comuni. faranno proprio questa lettura ad alta voce, quindi che doneranno la loro voce con tutto quello che abbiamo Che detto, bella ecco. questa immagine, donare la propria voce al pubblico, perché di solito non si pensa a fare questa coniugazione del verbo donare della voce, che non stiamo parlando di voce attoriale, stiamo parlando di persone comuni che si alzano e leggono qualche riga di un libro. A proposito di libro, Laura Pigozzi, autrice di Voci smarrite e A voce nuda, due libri importanti per incontrarsi dentro la voce. Quant'è importante, Laura Pigozzi, leggere ad alta voce o a mezza voce nella lettura, che ne so, di un romanzo? Ma forse si mette in pratica quello che Proust dice, no? Nel senso che quando Proust dice ogni lettore legge se stesso, mettendoci la voce, questo diventa veramente in senso più ampio e compiuto e più intimo. Tra i tanti festival che ci sono, ma sono veramente tanti, noi si era pensato a realizzare qualche cosa dedicato solo alla voce, e fin lì niente di nuovo, ma dedicato semplicemente ed esclusivamente alla lettura da parte delle persone, da parte degli autori, e senza alcun'altra presentazione se non la lettura, sotto il segno di Nuda Vox. Poi questo è stato un progetto abbandonato, ma potremmo sicuramente riprenderlo, perché potrebbe essere un'idea che potrebbe camminare, non so in che modo. Quale libro, prima di salutarci, Laura Pigozzi le fa compagnia in questi giorni? Ah, in questi giorni, guardi, sto leggendo un libro di Judith Butler, perché l'altra mia, come dire, passione è la questione della declinazione della psicanalisi nel sociale. Ora, Judith Butler non è una psicanalista, però conosce benissimo Lacan, anche se lo cita pochissimo, ma in ogni caso il libro che sto leggendo in questo momento è L'alleanza dei corpi di Judith Butler, editore Nottetempo, ed è un libro che consiglio perché si parla di corpo nella, diciamo, nella politica, nell'assemblea politica, nella piazza politica. E insomma, sto leggendo questo. La presenza dei corpi nella piazza, come la presenza dei corpi che leggeranno pagine di libri, e la presenza dei corpi, la presenza della voce, anche qui c'è un'alleanza in questo senso, o sbaglio? Ah, certo. Certo, beh, l'alleanza dei corpi, per esempio, la vediamo appunto quando le persone emettono voce insieme, non solo nei cori, ma soprattutto nei non cori. Beh, io insomma ho fondato un non coro proprio per questo, per non usare la voce dell'altro per fare una musica già scritta, come dire, ma facendo incontrare le improvvisazioni delle persone in un certo momento, e quindi improvvisare, leggere a voce alta è anche un po' improvvisare, quindi sarà una bella esperienza quella di oggi pomeriggio, e spero che ci siano tante persone che vengano a godere.
più godimento altro di questa esperienza, perché si gode anche come ascoltatori, naturalmente. Ha voglia, altro che d'altra parte lo diceva anche un certo Freud, no? Che si impara a parlare in base a quello che si è udito. Quindi se ascoltiamo parole di una certa forza, di un certo valore, quindi anche le nostre parole acquisteranno forse più forza e più valore. Grazie del tempo che ci ha dedicato Laura Pigozzi. Grazie a voi. Buona giornata. A lei e a tutti gli ascoltatori, buongiorno.